stravagante, forse di un circo, avete trovato insieme al tesoro anche un animale piuttosto pericoloso, una tigre, non autoctona della zona. Avete ricondotto la proprietà della carrozza a Rictavio, un personaggio che come voi è uno straniero giunto qui da fuori, e l'avete conosciuto alla taverna delle Acque Blu, dove avete scoperto già più cose su come funziona la vita qui a Barovia, su quello che sta accadendo all'interno della città, e avete anche scoperto le due forze che si contendono il potere attualmente della città, la famiglia degli Watchtower e la famiglia dei Vallakovic, i quali al momento hanno il controllo della città. Avete passato una normale serata parlando di varie cose in locanda e facendo domande, e durante la notte, per te, Einar, che ovviamente ti eri già messo a coricarti anche nella realtà, due di voi, dai nomi Zemus e Tarivergi, hanno deciso, nel pieno della notte, di esplorare la locanda, cogliendo il fatto che la locanda quasi tutti erano a dormire ed era praticamente svuotata. Hanno deciso di fare un giretto all'interno, hanno scoperto dove dormono. E dove dorme Rictavio, dove dormono anche i Martikov, i proprietari della locanda, e avete scoperto una porta segreta, che conduceva a un corridoio che, nascosto all'interno della taverna, conduce prima alle cucine e poi a un ripostiglio direttamente accanto alla sala, al salone dove si beve. In quel ripostiglio, tu Zemus, se non mi sbaglio, avevi trovato una piuma di corvo, lì in quel ripostiglio dove apparentemente ci sono soltanto barili, botti di vino e ingredienti primari per la cucina. Uscendo dalla taverna per tornare alle vostre stanze, che sono esterne, la scala esterna, avete notato che un corvo era piuttosto interessato al vostro passaggio e guardandovi più sopra, stormi di corvi sono appollaiati costantemente al tetto della taverna e molti altri si muovono. E in quel momento avete visto uno stormo di corvi si stava muovendo verso ovest. Siete giunti sani e salvi alla vostra camera dove vi siete coricati. Nel frattempo, Carita parlava, ha avuto una discussione con Irina. E i vostri sogni iniziano calmi, ma qualcosa vi tiene agitati nel sonno. Vedete ombre che sembrano insinuarsi vicino a voi, accanto a voi, ogni volta che vi svegliate o pensate di svegliarvi, sussultate nel sonno e non siete gli unici. Se tu, Einar, ti desti nel sonno, vedi che la situazione è turbata anche per le due guardie che dormono assieme a te. Cattivi presagi sono questi sogni. Per te soprattutto, che più tra tutti comprendi il misterioso linguaggio di entità superiori a voi. Questi sogni dunque poi hanno un termine e il vostro sonno procede fin tanto che non vi destate nella taverna in una dolce e calma mattina a Barovia. Cosa volete fare?
Sì. Ah, una cosa, non Regalo. c'entra niente. Manca il token di Irina. Ok. Sì, non lo sto mettendo dal 1200 come neanche quelle delle guardie. Ok. Comunque sì, mi ricordo sempre che c'è lei. Io penso che mi sveglio agitata, anche un po' sudata. Prima cosa che faccio istintivamente è portare le mani alle asce e controllare se c'è Irina. Sì, la trovi accanto a te, la trovi accanto a te, che è già sveglia, seduta sul letto, che sta cercando dolcemente di risistemarsi l'armatura addosso senza causare troppi problemi che ti possano, troppi suoni, rumori che ti possano svegliare. Tranquillizzata, anch'io mi alzo e mi preparo. Io sono sveglio e anche abbastanza agitato. Infatti, chiedo a Zemus se quello che ha mangiato l'ha digerito tranquillamente, perché mi sa che c'ha. Abbiamo mangiato pesante perché io ho fatto sogni stranissimi. E quel vino che ci ha detto essere eccezionale, mi sa che insomma non era poi così tanto buono. Vedi una nebbiolina che cammina insieme ai passanti nelle viuzze di Vallachi. È molto presto, saranno le 7 e le 8 di mattina. E vedi i primi passanti per le strade, delle nuvole non tempestose, ma uniformi e grigie coprono tutto quanto il cielo. Quasi da sfida, immagino. Qualsiasi cosa, ma prima andiamo a fare colazione. Immagino di no. Questa volta, con un po' di timore, prende il liuto e riesce a suonarlo tranquillamente. Oh, allora sei in grado. Vabbè, senti, tutto sto giro del cazzo, faccio il giro. Ci trovi un paio di barovi all'interno della taverna. Non ci sono i due cacciatori che avevate trovato la scorsa volta, ma trovate due altri ragazzotti piuttosto eleganti, piuttosto puliti rispetto alla prima volta che li avete trovati. E sono esattamente i due ragazzotti che avete Ah, visto cercare di liberare la tigre. Carl, mi ricordo chi. E Nicolai, se non sbaglio. All'inizio no, sono abbastanza intenti Ma però nella loro noi, mi pare che noi colazione. non abbiamo avuto a che fare con loro.
Carina, ci ho parlato. Sì. Ma io mi... Sì, c'è Danica, che non si era presentata probabilmente, comunque Danica Dorakova. Io mi rivolgo a te e ti dico, insomma, vabbè, fai tu. Buongiorno a voi, avete dormito bene? Beh, purtroppo non molto. Posso offrirvi dei semplici biscotti di farina e delle uova. Va bene per me. Va bene. Allora arrivano e poi si muove verso la cucina e vi porta il cibo. Esatto. Quanto ci mette a entrare e uscire? O... Qualche minuto, 2 o 3 minuti. Mi pare di capire che tu vuoi andare al lago. No, in game, te lo sto dicendo. E altri comuni civili. No, Nessuno di ieri, della sera prima. Nuovi. non c'è Rick Tavio al momento. Einar, le due guardie ovviamente si svegliano. Si svegliano insieme a te e ti chiedono che cosa vuoi fare, se vuoi andare, se pensi che gli altri sono sotto a fare colazione o cos'altro, quali sono le intenzioni per oggi. Allora, io ovviamente prego, una volta che mi sono svegliato, cercando un po' di cacciare i pensieri della notte. Sono preoccupato, sì, ma non so, mi sembra una cosa un po' inevitabile, visto il luogo, visto quello che succede, quindi rifletto sopra, ma senza sapermi più di tanto. E alle guardie, una volta che ho fatto di pregare, insomma, glielo dico che sto pregando, se... Scusa, non ho sentito. No, dico, glielo dico che devo pregare, quindi mi metto lì, faccio... Devo pregare la mia divinità. Allora, non disturbiamo. No, 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 noi andiamo di sotto. Magari aspetti, ti aspetteremo giù, giù, giù per la colazione insieme agli altri. Scendete pure, tanto probabilmente sono già lì, o se non sono lì, attendeteli. Certo. Buona preghiera. E poi ti lasciano tranquillo in solitudine. La stessa cosa Ok. che. Chiede a te invece Irina e Carita, te la chiede Irina la stessa cosa. Cioè, se volete andare giù. Sì, la dico di sì, andiamo a mangiare. E allora lei è la prima a precederti nelle scale per andare di sotto. Io la E seguo. anche voi scendendo giù, praticamente vi incrociate con le guardie, mentre poi di sotto trovate i due mascalzoni che stanno tramando qualcosa di strano. No, scherzo, trovate appunto gli altri due. Ma loro stanno, non ho capito, dentro la taverna o fuori? Voi siete dentro al bancone, giusto? Qua. Le due guardie? Ah, scusate,
Non c'è nessun token per loro, uso questi qua comuni. Comunque sono loro due. Ok, perfetto. Però quando entro, mi accorgo di loro, gli lancio uno sguardo, un po' di dubbio, ma anche molto irritato, ma proseguo dritto e faccio segno anche ad Irina, indicandoli, anche in modo abbastanza affrontato, cioè non nascondendo il gesto. E avanzo. Lei annuisce capendo cosa tu le stai indicando. Quando arriva Zenus e Terriverge faccio: "Buongiorno ragazzi, cosa si mangia di buono?" E mi strofino le mani mentre lo dico. Ordinerò il dopo. Mi sembra il minimo. Ti porta il doppio. Vedono mangiare senza troppi complimenti. Pesante. E io lo guardo con faccia appunto interrogativo. Io ti guardo e faccio: pesca intendi per l'ubriacone? L'uomo di ieri che stanno parlando quei due allegramente, e il fatto che non pesca mai. Ancora. Vabbè, voi fate che volete, io andrò per quel motivo. Sì, io capirei che è questo dio del lago. No, no. Mi guarda, del tipo, ma questa mattina che stanno passando? Oh, come volete, e continuo a masticare i biscotti. Molto rumorosamente. Sì, quello che ho capito di lei di qualcosa. Ah, tu sei più bravo con le parole, io finirei per prenderli a schiaffi. Vabbè, ci siamo qui noi, dai. Sicuramente. Ah, so che puoi fare un'eccezione. Va bene. Cosa? Si guardano l'uno con l'altro e Carl fa a Nicolai: "Ehi, ma questo da dove esce fuori?" E gli risponde, e poi Nicolai guarda Carl e scuote la testa e poi: "Non ci conosciamo, chi saresti?" Ah, non so cosa ti hanno detto, ma c'è qualcosa che non va. E mentre fa questa faccia, tipo, ti indica le corna.
Ah, ok, se lo dici tu. Carl fa all'amico il gesto tipo quella la mano sul collo quando dice all'amico di non tagliare la corda, ma di quando dice qualcuno con un gesto di farla corta, farla breve. Ah sì, Lady, la Watchtower è nostra madre, Fiona? In questo momento un po' disturbati. Ah. Fammi un tiro in percezione. Una domanda, quando dicono disturbati, io li sento. Non c'è tanto casino in questo momento, quindi se hai l'udito abbastanza acuto, sì. Allora, penso che mi alzo e faccio arrivare. Scusami un attimo, mi cade proprio il piatto. E vicino, ah, Zemus! E mi siedo facendo forte rumore, sbattendo le cose sulla tavola. Che bel tavolo hai scelto! Allora c'è Carl che ti guarda stranito ma non comprende, mentre Nicolai sbarra gli occhi e dice: Oh, santo cielo, Oh, sei. la divina della mattina o della notte? No, non ho capito, scusami. Del mattino o la divina della notte? Quando dice Santo Cielo. Nessuno dei due. Niente, una buona mattina. Sì, una buona mattina. Si dice di bello, Zeus. Ah, sì, Nicolai ti risponde col sorriso più falso che avete mai visto in vita vostra. Carla ti guarda, Carla è quello alla tua destra, carita. Carla ti guarda dal basso verso l'alto. Con uno sguardo sempre più preoccupato, a una certa fa. Scusate, devo andare un attimo a svuotare. Beh, andare alla latrina, ecco, e inizia ad alzarsi dal tavolo e a svignarsela lentamente. Aspettiamo, tanto c'è il minigolf. Oh, certo. Contateci. È Nicolai, sì. Sì. Hai visto dei che portano degli abiti nobili abbastanza ricchi? Fini. Ah, sì, ma abbassa la voce. Scherzo. Ah, sì. Credo si possa fare. Passa lo sguardo
passa lo sguardo molto dubbioso e pieno di domande tra te, Zemus, e te, Carita, e ogni tanto cerca di guardare oltre di voi per guardare se c'è il fratello, ma fratello non ce n'è più traccia, e vi Sta risponde. cagando addosso una presenza malevola. Posso parlare con mia madre? Mentre dice questo io faccio sì con la testa. Tipo, mentre fai questo, inizia tipo, stava bevendo un po' di acqua e gli va di traverso. Per un po' la lascia colare sul tavolo. Questa sera cena. Sapete dove andare? Ah, sì. Sì, vi posso accompagnare? Dannazione. Va bene, possiamo andare se volete. La montagna è... A pulce. Interessante, questa è una buona notizia. Io sono vestito di stracci, tra parentesi. Se si mangia, perché no? E chi è? Vabbè, andiamo. Sì, non sembra molto affidabile, però sapete? Anzi, in questo momento mi sembri poco affidabile anche te, però mi fido di Carita. Meno male che c'è quella livarda che ti tiene a bada, altrimenti saremmo tutti spacciati. Le guardie sono già scese, sì. Buongiorno, che si fa da queste parti? Oh santo. Oddio, uno con le corna, una verde e te senza gambe. E quello senza gambe è il peggio di tutti, e faccio l'occhialino. Perché? Va a colpirti dove nessuno lo vede. Congiunge subito le mani sul Lo guardo pacco. con faccia, diciamo, compiaciuta. Sì, beh, vedete, cioè, noi facciamo questo per divertirci, non è niente di che, bisogna passare il tempo. È un posto così triste, lugubre. Su, via, potete capire, abbiate un po' di pietà. Tranquillo, non abbiamo intenzioni malvagie. D'accordo, ma conoscete mia madre? Perché volete vederla? L'uomo con le corna ti saprà dire di più.
Sì. Ok, certo. E adesso chi verrà? L'uomo senza testa? Oh, Può essere. santo cielo. Chiedilo a lui. No, beh, sono uscite le guardie, quindi non c'è bisogno di... Vabbè, accostata, chiusa normale, non chiusa a chiave. E quando mai? Ormai penso di aver finito le preghiere. Ah, vabbè. Dove siamo? Beh, sì, mangiare qualcosa prima di andare da qualsiasi parte sarebbe buona cosa. Dove andiamo? Io nel mentre dico arrivederci, arrivo subito, scusami un attimo. Ti lascio un attimo solo e aspetto Zemus fuori Lasciano dalla porta. sempre solo oggi. Mi vedi che ti blocco, che sto tipo sente una mamma quando sgrida un bambino, tipo con le braccia conserte. Demos, perché stiamo torturando quel ragazzo? Cioè, ok, spaventarlo, ma perché stiamo andando a casa sua? Sei sicura che è la sua mammina che ti darà informazioni o cose della mammina? Parlo di... Ti guardo, ti scruto negli occhi. Mi sento preso in giro, ma andiamo. Mi affaccio anche in faccia, a proposito, quanto pago per tutti? Ah, no, era incluso nella stanza. Bed and breakfast. Ben gentile, grazie. Sì, beh, la prossima volta cerca di non finirmi la scorta. Si porta una mano la testa si gratta e... Devo andare. Non ero certa pronta. Beh, e tipo fa, si mette le mani come a imitare una persona molto grassa. Indosso l'armatura e Nel frattempo che ore sono? scendo. So, è sempre mattino presto, tutto questo non avviene in chissà quante ore. Scendi anche tu, Einar, quindi? Sì. Ok, ti sposto là sotto. Una volta che scendi, che fai? Guardo loro e con aria interrogativa. Quindi dove siamo diretti e dov'è la mia colazione? L'idea mi sembra buona.
Va bene. Va bene. Una visita in chiesa penso sarebbe interessante da quello che abbiamo saputo. Se abbiamo bisogno di fare altro, ci andremo dopo. Ma se devi andare a pesca... Cazzaro. Demos, perché riferisci a tutti le cose degli altri e non sono gli altri a dircelo? Quindi l'hai riempita tu, l'hai ammesso. Io ti do un po' con le braccia che hai incrociate e dico, fu, forza, andiamo. D'accordo. Ancora? Non ho parole. Semplicemente adesso inizio a mangiare e ignorarlo qualsiasi cosa dice. Dunque mangiate e poi uscite dalla taverna per dirigervi alla casa degli Watchtower. Grazie Master che ci hai tolto da questo impasto. Saremmo rimasti tutta la sera qua. Hai ragione. No, è giusto. Adesso puoi suonare. Cosa? Dunque, Nicolai vi accompagna per la città, che è abbastanza nebbiosa. Nebbiosa e umida tutto il tempo, e mano a mano che tu gli racconti le vicende false di Carita, all'inizio lui è sospetto guardandola e notandola che alla fine non è quella massiccia orchessa che uno si aspetta, soltanto una mezza orca normale. Peccato che mano a mano che tu lo racconti inizia a porsi domande, a guardare Carita, a guardare i suoi muscoli, a iniziare a cagarsi sempre più sotto e iniziare a evitare lo sguardo. Fatto sta che comunque vi accompagna rapidamente, visto che anche lì nella zona, alla casa della madre, che è questa qui, è il punto N4 della mappa. Dovrei avervi spostati? Sì. Ok, vi porta qui e raggiungete questa casa. E vedete questa casa che sembra essere disgustata con se stessa. Il tetto è ripiegato. Scusa, qual è la casa? Questa qui, N4 questa. Ok, perfetto, grazie.
Il tetto è ricurvo leggermente su se stesso, il peso sembra aver fatto gonfiare i muri al limite del crollo e c'è la muffa e il muschio che si è praticamente preso possesso di questi muri, sembra essere l'unica cosa che tiene che sorregge questa casa. E lui arriva lì davanti. Beh, è qui che dovreste venire stasera. Quindi, a stasera? Stasera. Sì. Casa? Non fanno schifo come questa, ma non sono eccellenti. No, beh. Oh, santo. Madre. Comunque è qui che dovete venire stasera, ecco. E se non c'è nient'altro, io. Cosa? Perché è vecchia? Perché abbiamo importanti faccende da fare? Cosa? Cosa c'è? Questa è la È verità. Certo vero? Dice che è la che. verità? Fammi dire un intuito. Sembra essere onesto. Sì, stasera. Sì, certo, lo saluterò da parte vostra. E poi il prima possibile retrocede con le spalle verso, praticamente retrocede proprio invece che girare i tacchi. E si apre la porta dietro e se la richiude. Quasi addosso. Edizemus. Andiamo. Ti sto dicendo, Edizemus, hai espresso esattamente quello che cercavo di dire ieri a Rictavio. Tu hai messo dicerie e voci su di me, su questo ragazzo, e ora lui mi teme. Io penso che Strad sia un po' così. Mi ha fatto dei danni psichici, mi sa. Ah, ok. Mi avete sentito quando ho parlato? Sì. Vi portate dietro Irina e anche le guardie? Ma le guardie non avevamo detto che le lasciavamo alla locanda. Ok. Io Quindi. Irina vorrei portarla dai Vallachi, perché se non sbaglio è lì che dovevamo portarla. Ok. Quindi volete fare un giro anche dai Vallakovic?
la preghiera immagino che non faccia male a nessuno, però dopo portiamo Rina al sicuro. A me non serve, ci sono, no, anch'io. A me non è che servo particolarmente pregare, io le mie preghiere le ho già fatte. Il discorso è che il sacerdote di questa città poteva essere una persona su cui poter contare, soprattutto per difendere Irina. Questo è il discorso principale. Andiamo a parlare con l'altra famiglia, poi vedremo. Quindi prima l'altra famiglia? Sì. Ok. D'accordo. Noi sappiamo dov'è l'altra villa o... Potete chiederlo facilmente ai passanti. L'aveva detto qualcuno comunque, la barista mi sembra, l'avevo chiesto. Ah, ok, io. Ok. Gli avevo chiesto dove erano le due... Sì, due ville, sì. Le famiglie e sì, la zona ce l'aveva, sì, detta. Ora non so se ci aveva detto proprio, vabbè, allora diciamo che ci avviamo e poi chiediamo la via, la insomma, strada, come riconoscerla, passanti, però sono le due famiglie più importanti. Sì, okay. Sì, bene o male vi aveva detto. Questa in realtà non si pensa che sia quella, cioè, se non ce l'avessero detto non l'avreste mai indovinato. No, no. Quindi bene o male, comunque, sì, le case che vi avevano indicato, la zona è questa qui, è quella che vi ha mostrato anche Nicolai, mentre l'altra casa vi spostate verso la via principale, scendete e riuscite a raggiungere facilmente, come si dice, questa villa che è abbastanza nobiliare. Non è messa male come le altre. È una villa a due piani con un attico, cioè due piani, pian terreno, primo piano e poi c'è l'attico. Ed è una villa abbastanza tenuta bene. Ogni finestra è coperta da delle pesanti tende rosse e c'è anche un ampio orto dietro, nel retro, che in parte fuoriesce dal punto cieco della villa per praticamente mostrarsi quasi alla vostra vista. E niente, cosa volete fare una volta raggiunta la villa? Penso che mi avvicino alla porta, se nessuno ha nulla da dire mi metto a bussare. Bussi alla porta e dopo un po' senti un suono di tacco, il tacco tipo di stivale, provenire dall'interno della casa. Senti una mandata di chiavi e poi la porta del chiavistello e poi la porta si apre e a voi vi si mostra una donna in vestiti da maid, no, non maid, quelle zozze, come si dice, da servitrice della casa. Sì? Chi siete? Veniamo da Barovia, ci manda Ismark. Ismark, il figlio? Sì. Bene, potete accomodarvi all'interno della villa, io andrò a chiamarvi il barone, sarò immediatamente da voi. Grazie. Ho detto Barovia. Ah, ok. Quindi? No, era barone anche questo, ti dico. Entrate. Ti guarda e ti fa: stamattina sei più agitato del solito, sei sicuro di aver dormito bene? Neanche io, perciò calmati. Da comunque una pacca vigorosa sul braccio. No, però si sente un po' in colpo.
Entrate nel vestibolo, potete muovervi, spero, se non ho fatto casini. E vedete questo ampio vestibolo dove ci sono numerose notate sparse per il piano, numerosi fasci di rami secchi, uno accanto all'altro, e sono piuttosto grandi, sono dei fasci come se dovessero essere bruciati per la legna o per dei roghi. All'interno della casa il corridoio è molto ricco, ci sono numerosi quadri all'interno che in parte sono ritratti familiari, in parte sono paesaggi, e tutto attorno a voi è piuttosto caldo e rassicurante. Ci sono mobili e mobilia di parecchio dal parecchio valore, non so più parlare. Dannazione, comunque si nota immediatamente che è una famiglia estremamente ricca, questa qui, quella dei Vallakovic. Udite del vociferare provenire dal corridoio, da una delle stanze del corridoio. Se non vedete chiaramente, ci sono delle porte alla vostra sinistra e alla vostra destra, e poi ci sono altre quattro porte all'interno del corridoio, il quale si conclude con un'altra porta finale vetrata. E sentite, mentre voi aspettate qualche minuto, sentite nuovamente i tacchi raggiungere e raggiungervi dalle scale che sono alla vostra destra, che accompagnano il zampettare dei cani, il rumore delle zampe dei cani, e vi si presenta a voi. Un uomo che ha al guinzaglio due mastini. Ha al guinzaglio due mastini e va in giro con questi cani piuttosto grossi. I suoi abiti sono ricchi, formali, ma sopra dei quali porta una vestaglia da notte. Scende le scale, fa: "Oh, benvenuti, benvenuti, prego, avvicinatevi. Io sono il barone Vargas Vallakovic di questa città dove tutto andrà bene. E voi chi siete?" Io mi presento, mi avvicino. Come mi è stato insegnato un minimo di nobiltà, faccio un inchino formale. Il mio nome è Irina. Scusami, sono ubriaca. Stavo pensando, sto portando carità, mischiando tutto. Il mio nome è Carita. E ho qui con me Irina, la figlia borgomastro di Barovia. Oh, ma non ti vedo da quando eri una piccina. Stai diventando una donna? Oh, tranquilla, andrà tutto bene qui a Vallachi. Ma da quanto tempo? Non ho notizie di vostro padre da molto? Come sta? E Irina si fa ovviamente più cupa. Mi dispiace, mio signore, darvi queste notizie, ma nostro padre è deceduto una settimana fa. E il barone, per niente abbattuto da queste notizie, continua in un sorriso come vi aveva accompagnato tutto quanto prima: "Oh, mi dispiace, ma la sua anima ora sarà in un posto migliore e sicuramente andrà tutto bene anche per lui. E ora seguitemi, seguitemi nel nostro antro." E facendosi strada insieme ai suoi cani, vi porta in un salone dove è decorato con pellicce. È proprio un salone, come dire, un salotto per il riposo. E entrate, potete seguirlo dove
No, la servitrice no. Lui? Durante la strada faccio gli altri. Bravo, potete controllare la casa. Allora, se voi altri, faccio prima gli altri, voi tutti altri entrate nel salotto? Sì. Allora, voi altri entrate nel salotto seguendo il barone e vi ritrovate in questo salone, salotto piuttosto comodo con varie pellicce tutto attorno, le finestre sono coperte da drappi rossi molto pesanti, la cui finitura notate che è un materiale molto molto prezioso. C'è un e poi notate questa grande testa di orso bruno montata sulla parete est che sembra guardarvi con rabbia. Questa espressione gli è stata praticamente incisa nell'imbalsamazione e rimane lì con questo sguardo inquietante verso chiunque lo stia guardando, mentre il barone, come se niente fosse, e i cani tranquilli poi si mettono al suo fianco, inizia a prepararsi la pipa e a pressare il tabacco all'interno della pipa, mentre te. Ah, ok, non l'avevo sentito, non l'avevo sentito. Ok, non l'avevo sentito. Quindi io Tu, aspetto Einar, puoi qua. muoverti. Sì? Eccomi. Oh, grazie. No. Ecco, sono abbastanza brava, ecco, ma non sono la cuoca. Nel frattempo ti dico che ha oltre la cinquantina di anni, il viso è abbastanza stacco. Scusa, un Ormai. po' corrugato, i capelli ricci iniziano ad avere cenni di bianchezza. Sì. L'ha detto, ormai. Ormai il personaggio deve andare fino in fondo. Costi quel che costi. Oh, io sono una servitrice, sono la servitrice. Quasi tutta la mia vita. Lo conosco molto bene, il barone. Ah, oh, sì, certo, hai proprio ragione, sai. Certamente, vuoi che lo porto? Oppure, eccomi, accompagni alla cucina? E io ti faccio cenno con la testa, ti faccio sì, annuisco. Vai.
Allora, lei si muove verso il corridoio, verso l'ultima porta. Taumaturgia. Te lo dico subito. Sì, si apre. Senti. Io sorrido. Io c'ho un ghigno. Dunque, ti porta nella cucina. E entri nella cucina insieme a lei. Ma guarda, io invece sarei il primo curioso di sentire quello che ti devo dire adesso. Allora, entra nella cucina e con un gesto un po' molto stizzito, tipo, non so se hai presente gesti da donna nera americana, tipo da beach, ecco, caccia via il cuoco, che poveraccio è sulla quarantina, piuttosto grassottello e malandato, porta male i suoi anni. Ma allora ci sta. Capisce e se ne va. Le vendette del master. Dani Vergi, ho paura a chiedertelo, ma parlo. Ma io l'ho vista la porta che si apriva. Sì, la noti è questa qui. Ti rivelo. Esatto. Ah, non c'è un amico, cazzo. Entri lì e vedi che è comunque solo dove vengono posati. Guarda, i mantelli. Diciamo che non entro neanche, apro la porta, mi accorgo e esco subito. Cioè, non perdo tempo all'interno anche perché ho i secondi contati, immagino. Ok. Musica di Mission Impossible. Esatto, bravissimo. Queste scale sono di legno? Cioè... Sono di legno. Ah, c'è una porta qua, esatto. Va bene, allora provo ad ascoltare qui dietro la porta. Fammi un tiro in percezione. Non noti nessun rumore provenire da questa porta. Quello che senti viene tutto quanto dal corridoio. Ok, provo a capire se... Cioè, provo ad aprirla piano piano per capire se appunto è chiusa o se riesce ad aprire la porta tranquillamente. La porta è aperta e riesci anche a schiuderla se vuoi. Sì, ok, provo ad aprirla. La provi ad aprire, quello che ti si rivela, se lo fai cautamente per non cercare di essere visto, vedi una metà della stanza dove c'è... Ok. Praticamente un altro piccolo salotto molto più intimo. Tu ci entri del tutto? Ma non riesco a capire perché la porta si apre, diciamo, in questo senso, quindi non riesco a vedere, cioè vedo, ho capito. Vedi quello, poi se vuoi la apri completamente spalancata e vedrai anche il resto. Ma piuttosto che aprirla spalancata non riesco con la testa ad affacciarmi e... Sì, sì, anche. Faccio così. E allora ti si rivela il resto e vedi una stanza vuota. Al solito. Senza porte, non c'è niente. Ci sono due finestre, ma l'unica porta è questa dove sei tu ora. Ok, allora, anche in questo caso non perdo tempo. E vado qui. Questa è un'altra porta, no? Sì. Anche qui provo ad ascoltare. Fammi di nuovo percezione. Ok, ovviamente il primo.
Senti un vociferare dall'interno della porta, senti una voce femminile molto squittin squ un tono molto squillante, alto, e squillante. insieme a numerose altre voci femminili. Vabbè, mi Sbagliato stanza. faccio. Come? Eh sì, ho Lui sbagliato ha sbagliato stanza. Era questa quella giusta. Diciamo che il. Fai l'esca. Quanto tempo è passato queste tre azioni che ho fatto? Il tempo di spiegarti questa cosa, né? Sei stato abbastanza veloce. Non ce l'avrebbe neanche fatta ad avere una eiaculazione precoce, Zemus, Ottimo. tranquillo ancora. Ottimo, ottimo. Di questo mi preoccupo proprio di questo. Quante corna hai? Ok, va bene, allora continuo, mi spingo avanti. Questa è un'altra porta? Un'altra porta. Senza che ti faccia ritirare Anche nuovamente. perché ho fatto 20. Sì, no, ma adesso avendo esplorato quella parte di casa, ti è molto più chiaro che le voci le senti soltanto provenire da qui, cavolo, da quella Dove? porta qui e da queste due stanze. Il resto sembra essere vuoto. Dopo scoprirai cosa senti da qua. Paura Siamo di più interessati avvicinarmi. a quello. Sto qua, stessa operazione. Ok, e entri in tutte e due. No, stessa operazione ascolto. Sì, no, sono vuote, non c'è nessuno. Non sento Sia niente. Allora quella provo ad sotto. aprire, sì. Ok, la apri e ti rivela i suoi segreti. Trovi una Troia. stanza dei servi, la stanza dove risiedono i servi. È piuttosto umile, i letti sono. Ci sono due letti senza coperte, mentre i loro comodini hanno ancora. Alcuni oggetti, mentre gli altri letti sono fatti e anch'essi hanno degli oggetti personali sopra. Apro questa. Quello che trovi di sotto è un Balor di livello. No, No. hai fatto il jackpot. Trovi due grandi tavoli con varie pietanze che sono state preparate o alcune che stanno per essere preparate per essere portate al pranzo tra qualche ora. E noti quanto sia ricco anche come si dice, l'argenteria, che tra tutto Aspetta, quanto torno indietro. Hai detto argenteria? che tra tutto quanto il set è abbastanza prezioso, sembra essere abbastanza prezioso. Ma ignoro, ignoro e vado avanti. Vuoi provare a entrare in quella stanza? Sì. Apri quella stanza e ti si rivela una sala da pranzo dove attorno a un tavolo sono riunite numerose persone. E queste persone le vedi, sono quasi tutte donne tranne un uomo. Indossano abiti poveri e alcuni stanno divorando della minestra e dei biscotti secchi che hanno tra le mani. Li hai trovati nel mezzo della colazione, mentre c'è una donna molto vestita riccamente e con abiti che sono in sintonia con quelli del barone che vi ha accolto. Anche lei ha una camicia da notte dello stesso colore. E si ferma un attimo con la sua voce squillante. Tutti quanti continuano però a mangiare come se non la stavano neanche ascoltando. E si rivolge verso te: Salve! E tu chi sei? Salve gentile signora, ho sbagliato, stavo cercando il barone Vallakovic.
È di là, sicuramente lo troverai. Mi scusi per il disturbo, è chiuso. Ma tranquillo, ti voglio unire. No, grazie. Ciao. Hai proprio sbagliato stanza, Zemo. Beh, insomma, mi rendo conto che sto perdendo tempo prezioso e quindi mi sposto qui e provo a salire le scale. Quando fai quello, mi faresti un bel tiro in stealth con vantaggio. E per il momento. Con vantaggio? Con vantaggio. E per il momento passiamo a te, Einar e Carita, insieme al barone, il quale vi accoglie. Oh, ma benvenuti qui alla mia città. Ebbene, stranieri, cosa vi porta qui? Non si accorge che manca un po' di gente? Sì, vabbè, ubriaco. Sì, sì, se ne accorge. E vi chiede, gli altri rimangono con mia moglie, al club del libro anche loro? Sono solo servi, non ti preoccupare. Anzi, spero che lei, i suoi servi, li abbia castrati. Lo dico anche un po' nervosito. Oh, ma non vi preoccupate, in casa mia andrà tutto bene. È una casa chiusa, cioè palesemente. Comunque, mio. Comunque, come le ho accennato prima, barone, siamo qui per Irina, in quanto il padre è morto e ha bisogno di un posto dove stare. Un posto dove stare? Qui a Vallachi? Per un nome come il tuo, Irina, possiamo trovare una sistemazione. Forse qui in casa mia, oppure... E tipo alza le mani al cielo con la pipa che fuma... Che fuma tutto attorno a creare una sorta di arcobaleno di fumo. Oppure una villetta dedicata solamente a te, se vorresti. Una domanda, vedo tra i vari ornamenti anche qui qualcosa che mi fa pensare che non gradiscano lupi e compagnia bella? Fammi un tiro in percezione, di teste mozzate, di imbalsamate, sì. Scusami, vedi soltanto quella dell'orso. Ok, faccio comunque il tiro? Mm-hmm. Sì. Allora, noti parecchie cose. Allora, ci sono varie armi che sono disposte lungo le pareti. La prima d'argento. Cosa? D'argento? No, non d'argento, sono armi normali. Ma noti che ci sono queste armi che non solo sono armi normali, ma sembrano essere state utilizzate per qualcosa, o in battaglia, o comunque... Non sono solamente da ornamento e noti che la pelliccia su cui il barone sta bellamente mettendo i suoi piedi pantofolati è una pelliccia di lupo. Quello relativo. Simboli sacri... Mentre di simboli sacri, niente. Io, insomma, quello che abbiamo trovato anche nello scompartimento, insomma, qualcosa che tenga fuori, che... No, in questa stanza nulla che potrebbe tenere fuori vampiri. Diciamo che Irina ha bisogno di un posto sicuro da qualsiasi pericolo, ora che non c'è più suo padre e suo fratello. Altri compiti, diciamo, si deve occupare di gestire Barovia. C'è bisogno che venga protetta. Ma non preoccupatevi. Certo, la
Mia villa non è come un castello, ma c'è il mio ragazzo che è ottimo a proteggere le persone. Izak adesso sarà ad aiutare la guardia cittadina, anzi, è lui a guidarla, la guardia cittadina. E poi, se non vi fidate, c'è sempre padre Petrovic alla chiesa di Sant'Andral. Sembra a posto, diciamo, come tono cordiale e naturale, diciamo. Allora, il tono è più o meno sopra le righe il suo. Per capire se è totalmente sincero, dovresti farmi un tiro in intuito. Questo voglio fare anch'io perché sono molto sospettoso. Ok. Entrambi capite che nonostante sia una certa personalità, capite che c'è qualcosa che non. Qualche rotella l'ha persa via in giro, è completamente sincero. Mi rivolgo verso Rina e faccio. Beh, tu ti senti al sicuro qui? Beh, è sempre meglio che rimanere così vicino al castello. Forse magari alla chiesa. Forse alla chiesa potrei essere più utile che qui in una villa. Senza offesa. Oh, ma nessuna offesa! Andrà tutto bene! E io continuo. Mi sentirei forse più utile alla chiesa, con persone più umili. Va bene, Rina, come preferisci tu. E poi mi rivolgo al barone e faccio. Mi è stato detto che voi siete nemici di Strad, dico bene? Vedi che cambia la faccia invece di essere sorridente, inizia a essere più serio e le nocche, le mani con cui stringeva la pipa iniziano a sbiancarsi. Il diavolo, tu dici il diavolo Strad? Oh, non sono mai stato così serio in vita mia. Noi faremo di tutto. Per eliminarlo da questa landa, anzi, non riuscirà mai a entrare nella mia dannata città. Sì, e andrà tutto bene. Oh, sì. A sapersi, a sapersi. Cosa è successo tra voi e Strad? Strad? Non è successo niente tra noi, Strad. È successo tra il nostro popolo e lui. È un tiranno, è malvagio, è un vampiro. Cosa vi passa per la testa per chiedere una domanda così impudente? No, No, è non può. qualcosa di cui non ci si può fidare, ma nella nostra città tutti saranno felici e io mi assicurerò che tutti quanti saranno così gioiosi che la gioia allontanerà questo male e questa oscurità per sempre. Vedi che fa così. Beh, mi rasserena sapere questo. Mi perdoni per l'impudenza. Credevo fosse accaduto qualcosa. Per esempio, fosse stato attaccato in prima persona. Assolutamente. Oh, lei l'ha visto di persona. Lo dico alzandomi, molto entusiasmato perché è la prima persona che incontro che finalmente potrebbe averlo visto. Sì! Certo, molti di noi l'hanno già visto, in una forma o nell'altra. Non bisogna mai fidarsi di niente di quello che guardate. Si nasconde tra i pipistrelli, si nasconde tra di noi. Ma andrà tutto bene, ve lo assicuro. No, non vedrete mai di persona voi, perché qui a Vallachi, qui non potrà mai entrare. Come fa a esserne così sicuro? Avete Osi qualcosa, dubitare una difesa? della mia capacità?
Non della sua, magari dei suoi sottoposti. Ai 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 ai! No, non va bene così, non va bene assolutamente. Non devi pensare negativamente, anzi, ti dirò di più, ci sarà un grandissimo, una grandissima festa proprio per glorificare questa città, per far vedere a Strad quanto noi siamo felici, quanto viviamo bene senza di lui. La festa del sole splendente. Che ne dite? Mi dice qualcosa sole splendente? Sia te, Carita, sia te, Einar, facendo così non è niente di particolare, ma se cercate di pensarlo dal punto di vista religioso, il sole splendente, vedete soli splendenti in simboli religiosi da quando siete qui. Al collo di Padre Donavich è parte del simbolo di la Thunder. E lui continua: avrete visto sicuramente quei ramoscelli così fini tutto qua dietro. Creeremo una grande pira come se fosse un secondo sole. Bruceremo Strad e andrà tutto bene. Questo credo lo faccia arrabbiare parecchio. Oh, chi lo sa, ma qui non potrà entrare. È già in programma questa festa? Certo, tra 2 giorni. E la vostra presenza è richiesta, anzi, obbligatoria direi. Guardo Einar velocemente, un pochettino popata per Rina. Dopo mi rigiro sul barone e faccio un leggero inchino. La ringrazio per l'invito. Sicuramente ci saremo. Faccio questa voce che non riesco a trattenere di un po' di preoccupazione. Oh, ma state tranquilli, andrà tutto bene. Sarà così magnifico, così splendente. Nel frattempo, tu t'arrivargi. Passa a te, che sali le scale, immagino. Sali le scale. Puoi passare al piano superiore, ci trascino io. Piano B. Eccoti qua. Ti ritrovi. Siamo curiosi di Zemus. Ora la collezione di oggettini sadomaso. Un bijou, la signora. Con quelle cornine. Non ho idea di cosa capace lei. Dunque, come pensi che l'abbia accalappiato il barone? Sali queste scale che portano a un pianerottolo che si conduce ad altre scale che ti portano al primo piano, che è a circa 3-4 metri sopra il primo, quindi è molto alto il soffitto, come a riprova del fatto che è così ricca la casa, e sin da subito noti che questo corridoio non è altro che una grande galleria di quadri. Ci sono quadri che praticamente sono ammassati uno sull'altro e tutti quanti raffigurano parti della genealogia dei Vlahovic, ma la maggior parte sono quadri, come si dice, landscapes, di fondi, paesaggi. Paesaggi. Paesaggi, grazie. Sono quasi tutti paesaggi di una valle immersa dalla nebbia, e immagino, cioè, immagini che può essere la valle di Barovia, mentre ci sono altri con differenti tipi di, come si dice, di
con formazioni Paesaggi di diversi. terreni, sì, esatto, di paesaggi diversi, ma noti che sono strani, come se qualcuno avesse provato a inventarsi qualcosa di nuovo che non avesse mai visto. E quindi vedi come grandi distese di acqua, come se fossero mari, ma non totalmente realistiche, proprio come se un bambino stesse dipingendo qualcosa che non ha mai visto prima. Comunque la qualità dei quadri non è o eccelsa, sono dei buoni quadri, solamente che alcuni di essi hanno un'ingenuità che ti fanno intuire che è un'ingenuità che deriva dall'ignoranza. Diciamo che li ignoro, passo molto, molto velocemente, ma quindi giro da qua praticamente. Sì, esatto. Percorro il corridoio e cosa vedo qui? Delle porte, immagino. Allora, no, lì non sono porte, sono sempre quadri. Sulla Qua tua questa, la prima sinistra. porta è questa, no? No, non è una porta. Neanche. Una volta che raggiungi là, vedi un corridoio, un altro corridoio molto stretto, è stretto 1,5 m, e anche oltre, cioè dopo ci sarà un altro corridoio, Qua, dici? Ok. e poi qua le scale che portano giù al piano inferiore. Cioè, queste riportano giù. Quelle sì, a ovest, quelle di fronte a te. Percepisco dei rumori dalle scale. Oh, voi. Vuoi davvero sentire cosa accade? Se vuoi sentire cosa accade, dammi un secondo. Ebbene, Zemos, tu che ora sei solo con. Preparami. Sì, è molto bravo. Che spadata! Te lo do subito. E, tipo, prende un calice e te lo riempie con lotre di acqua. Ecco a te. Beh, e tipo la sua voce si abbassa un po'. Beh, non dovrei proprio dirlo, ma non è sempre stato così. È da una decina di anni. La sua moglie sta dando proprio di matto, secondo me. Ha preso la sua filosofia di vita come un mantra e adesso ride a ogni sua battuta. Letteralmente riderebbe per qualunque cosa, ma il barone non è affatto divertente, o no, assolutamente. Però ecco, in questi ultimi anni vuole portare questa idea di gioia tutta attorno a Vallachi, crede che con la gioia scaccerà Strad. Secondo me ci riuscirà. È una buona persona in fondo. Però ecco, è diventato un po' strano per questa cosa. Non saprei, lui cerca di essere la persona più lucente, almeno quando anche gli altri sono tristi, trovano un appiglio a cui attaccarsi. Oh. Vedi che arrossisce un po'. Beh, in realtà molto di recente, in questa casa.
Ma non dovrei proprio dirtelo. Ma me lo devi proprio promettere, però, eh. Mi farà sentire in persuasione con vantaggio. Di Vero. merda. E hai 7 in persona. Sì, infatti. Hai fatto 2 e 7, cazzo. Siamo? Siamo, ecco. Mago Telma. Allora, beh, ecco, sono scomparsi due servitori. È scomparso Olivenka e Franz. Dal nulla. Sono Olivenka Mironovna e Franz Belasco. Pulivano la casa, ecco, non avevano dei ruoli molto particolari, aiutavano nelle faccende. Sì, il barone ha chiesto immediatamente alla sua guardia del corpo, quello ragazzo deforme, di cercarli. Però ancora nessuno ha trovato niente, anzi, non sono stati trovati neanche i loro vestiti, come se un giorno o l'altro si fossero polverizzati nelle nebbie. Oddio, che pensiero orribile. Beh, se mi dici questo. Ah, volete aiutare qualcuno? Beh, il barone è piuttosto gentile, è buono. Se è una persona a modo, sì, l'aiuterà, assolutamente. In realtà non saprei, loro due sono scomparsi, però di certo sono sicura che non è il barone, a meno che non li abbiano mangiati i cani. Però avrebbero dovuto fare i disegnini un po' tanto grandi se avessero mangiato due persone. No, però devo dire Non più danni. che il figlio è un po' strano. Anzi, ti dirò di più, è da qualche mese che non dorme più nella sua stanza. Anzi, ti dirò di più. Ma lo sa solo il vicinato. La notte si vedono dei lampi viola venire dallassù. E tipo indica lassù, da dove abita adesso, nel soffitto, nell'attico. Chissà che cosa sta facendo. È un mascalzone. No, raramente. No, ma cosa dici? Sarebbe un mostro? Non che sia bellissimo, ecco. Però, no, a quei livelli no, ecco. Ah,
Io proprio non dovrei dirtele queste cose, però se facciamo velocemente, forse. Oh, ti prego, non svanire come gli altri. Mentre tu, Tarivargi, sei in giro per il corridoio. Senti un rumore di una porta aprirsi, provenire. Senti una porta aprirsi, provenire da là. Cosa fai? Mi sposto verso questo corridoio. Ti sposti verso quel corridoio e dopo un po' senti due persone salire le scale. Zemus ti sta accompagnando. Adesso ti prendo. Ti accompagna e inizia. Vabbè, che qua, dannazione. Iniziate a salire queste scale che sono dal retro della cucina. Iniziano a passare e ti accompagna verso questa stanza qui, che sarebbe quella lì. Fammi ricontro double check se è quella giusta. Sì, non aspetta. No, scherzavo, scherzavo. Oh, poi. È l'età della signora. Esatto. Oh, che spadata! Mi sono proprio dimenticata. L'abitudine. Questa è la stanza del padrone. No, no, no. Bisogna andare avanti. Bisogna andare. Vieni qua. Aspetta, ma io ho sentito questo discorso. Sì. Sì. L'hai Quando l'ho sentito, quando l'ho sentito sentito qui. quando erano ancora dall'altra parte, in questo corridoio qui. Quindi diciamo che avrei il tempo di spostarmi qui. Ecco, Sì. mi sposto qui. Sarebbe stato epico, cazzo. Conservalo per qualche altra volta. Accompagna verso questa stanza e mentre ti accompagna lì torniamo da Carita e te, Einar. La conversazione sta proseguendo. Cosa vi dite? Perdonatemi, barone, non so se vi mancherò di rispetto con questa domanda, ma potete dirmi qualcosa relativamente all'altra famiglia importante della città? Come mai questa rivalità? Come mai ambiscono ad averla? Ah, tu intendi Lady Watchter? Persona spregevole, direi. Ma vi assicuro, non arriverà mai al potere di questa città. Questa città è da secoli posseduta, o meglio, non posseduta, soltanto governata. Noi siamo i fedeli servitori di Vallachi. I Vallakovic l'hanno fondata, questa città. Il mio lontano parente, e vi dice il nome che non riesco a trovare in questo istante, comunque vi dice il nome se c'è un nome Vediamo. del parente, il nome di Tizio Vallakovic, che ha costruito questa città oltre 7 secoli fa. È nostra di diritto ed è giusto che rimanga a noi. Loro sono persone spregevoli, una famiglia che si sa ha qualcosa di sinistro in essa, una famiglia legata a una famiglia altrettanto sinistra, non c'è da fidarsi, io dico. Ma andrà tutto bene. Sicuramente, ma come mai hanno una villa così lasciata a se stessa, così povera? Perché
Si avvicina a te con la tua domanda e praticamente come per avvicinarsi quasi inchinandosi su se stessa nella poltrona, te lo dico io, perché la malvagità imbruttisce la gente. Ma noi siamo delle brave persone, anzi, serviremo con la gioia questa città e andrà tutto bene. Strad starà molto lontano da noi. Sicuramente. Che dice che sono malvagi? Oh, te lo dico io, glielo leggi negli occhi. Ha qualcosa di strano quella donna, trama nelle ombre. Astra, mi sembra che è una... come posso dire? Una questione di rivalità oppure è proprio convinto? So. Per parte della domanda, fammi intuito. No, ho capito, scusa. Fammi intuito. Ok. C'è una parte della domanda non lo richiede, è scontato. È a Ok. posto. Siamo a Meno gara proprio. male che non Vabbè, invece. combattiamo. Non riesci a capire se c'è qualcos'altro di fondato dietro, ma in parte la rivalità con la famiglia, vedi che non è totalmente sincero nelle sue parole, un po' sembra estremizzare per questa rivalità. In parte, invece, forse può avere qualche base su cui fonda queste affermazioni. Ma non ne sei sicuro, non sei del tutto sicuro quanto la sua rivalità incide su questo fatto, o se è una menzogna bella e buona. D'accordo. Provo a istigarlo dicendo: pensi che possa aver, o meglio, possa essere a favore di Strad, del diavolo? Non dirlo per ne neanche per sogno. Non dirlo neanche per sogno, l'ho pensato più volte io e ci scommetterei che è in combutta col diavolo Strad, ma non permetterò che quel diavolo si avvicini alla nostra città bene amata. Ed è per quello che la nostra festa sarà la migliore e la più grandiosa di tutto l'anno, così col bagliore del fuoco lo terremo lontano, per sempre. Parentesi, Discord sta avendo problemi. Se volete essere contenti. Discord, sì. Mi faccio le Almeno mani. 10 minuti che ho perso la connessione con Discord. Comunque. Faccio il barone. Spero che quella giornata di festa raddoppiate almeno le guardie, perché non vorrei che Strad prendesse provvedimenti. Non si azzarderebbe. Non l'ho mai fatto nelle feste precedenti e ti assicuro che ne abbiamo fatte molte, una migliore dell'altra. Oh, questo mi rassicura molto. Ah, ma non dovete essere preoccupati. Su via, andrà tutto bene. A questo punto cerco di assecondare un pochettino la risata, faccio Einar. Spero che aiuto. Bene, Barone, penso che possiamo togliere il disturbo, siete stato molto gentile. Siete stati voi degli ospiti magnifici. Anzi, alla festa vi farò accendere a voi la grande pira, avrete questo onore. Sarà veramente un onore, vi ringrazio. Oh, magnifico.
la festa veramente migliore dell'anno. Bene. Andiamo? Mi alzo, faccio un inchino in direzione del barone. Prima di uscire faccio... Oh, un'ultima cosa, barone. Sì? Mi avvicino per parlare un pochettino più a voce bassa. Mm-hmm. Io, ovviamente, il mio viaggio mi porterà verso Strad. Avresti qualcosa per combatterlo che potrebbe aiutare? Pazzia! Pazzia! A parte quella che mi servirebbe un po'. No, coraggio liquido noi abbiamo, ma Strad o no? Possiamo soltanto difenderci in questa umile città. Ma per attaccare lui... Tu sei pazza, figlia mia. Fattelo dire. Rimani qui con noi. Anzi, quando una casa si libererà, sarà vostra. Vivrete con noi in questa valle e non farete la fine degli altri avventurieri. E andrà tutto bene. Gli sorrido di rimando, no, non rispondo, e mano a mano esco dalla stanza. E allora, arrivederci! Alla festa, ci rivedremo. Arrivederci. Arrivederci. Nel frattempo, prima ancora che loro si congedano, tu Zemus eri arrivato lì, Tarivergi, tu ti eri nascosto nelle scale. Cosa vuoi fare? Ah, a sinistra, mentre camminate, ti dice tutto quanto, no? Qua è lo studio del padrone, del barone. Qui ci vive quello lì, il ragazzotto deforme, Izek. E qui c'è la stanza del figliolo, povero Victor. Ha deluso così tanto il padre. Beh, essendo così, strano. Certo, parla, ma nessuno quasi lo vede. Parla con i genitori che lo sgridano dalla mattina alla sera, sebbene lui abbia 30 anni. E beh, ma se fossi la madre, anche io lo continuerei a sgridare così. Non puoi crescere così e essere così impudente. È di una ricca famiglia. Dovrebbe portare bene il nome che ha. Questo proprio non dovrei dirvelo. Ma questo è l'ultimo grande segreto. Beh, ecco, non l'ultimo. E si arricciano un po' i capelli. Sì. Verso quale direzione? Qui, così? E allora sì, che cazzo stava succedendo? Sto toccando. È ovale. Ecco, ci sarebbe questo uomo che ha fatto un po' arrabbiare il padrone. E beh, anzi, voleva rivoltarsi contro il barone. Che sciocco!
Il barone non poteva permettere una cosa simile. E quindi è qui, in prigione. Ancora qualche giorno e poi, se proprio non si adegua, fin tanto che non ammette che andrà tutto bene, come dice il padrone. Sì. Cazzo, non te l'ho detto. Ha un nome che si chiama. Lei si chiama. Abbi pietà. Anzi, te lo dico, va. Concettina. Ha un nome e si chiama. Si chiama Teresca. La sento pure io questa voce. Sì. Santo cielo. Sarà il padrone? Devo proprio andare, mi sa. Ah, sì, di sotto. Sarebbe così interessante. Potremmo ancora parlare dei nostri segreti. Sì. Ci vediamo presto. E poi tipo di corsa va risistemandosi un po' tutta nel frattempo, va. Imbarazzo volare sta roba, raga. Allora, adesso che avete un po' di tempo lì. T'arriva per velocizzare un po', t'arrivarci Zemus, volete far qualcosa? Sì. Il discorso è che io, cioè, io in realtà non l'ho vista questa scena, cioè, ma Sni, nel senso che tecnicamente dalla posizione in cui sono non riesco a vedere. O sbaglio, Master? No, no, da vedere no. Se ti sei affacciato, quando hai sentito nuovamente i passi, avresti visto la servitrice che andava rapidamente di nuovo nelle scale a ovest. Va bene, ok, diciamo che ho sentito, quindi raggiungo l'amico. Qui dove? La porta è aperta, cioè la serratura è aperta o è chiusa? La serratura è aperta. Volete aprire la porta? No, prima vorrei sentire se c'è qualche
Che rumore particolare all'altro lato. Non senti. Fammi tiro un percezione. Non sento niente. Senti niente. Vabbè, andiamo, apriamo. Se c'è qualcuno da salvare, apriamo. Aprite lentamente la porta e trovate un uomo in catene, praticamente incatenato al muro a ovest. Un ragazzo piuttosto giovane, vestito di stracci, vabbè, sembra svenuto a terra. Sì. Io ho dell'acqua, prendo dell'acqua e la verso addosso per cercare di svegliarlo. Penso di sì, ma non mi ricordo. Nel kit non c'è. Che kit hai tu? Il kit è quello da ladro, non mi ricordo come si chiama. Cosa? Pare che si chiama proprio kit da ladro, no? Del genere, aspetta, no. No, comunque credo che sia su quello, in quello avventuriero, sì. La corda. Sì, sì. Ah no, ce l'ho, 15 metri di corda di canapa, ce l'ho. Senza sapere chi è, così. Va bene. Cosa? Ok, allora, vabbè, lo richiamo. Con un po' di acqua fa. No, non lo svegliamo, non lo svegliamo. Sì, 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 però dovreste farmi tu, se lo fai tu, ti arrivergi. Sì, con gli attrezzi. Esatto. Dai, yeah. Ce la fai. Salame, sì, ok, ho capito. Allora. Comunque, complimenti Zemus per la fantasia, Chi è che tiene la corda? Beh, la teniamo in due. Diciamo, fatemi... Facciamo, diciamo, con i piedi puntati sul muro. Fatemi un tiro. Io posso dire una cosa? Sì. Che però ci uccide. Che niente, queste donne qua della sala si mettono sta tizia su. Come un salame. Ormai la cagata la state facendo. È parallela, penso. Corrisponde a questo. Madonna, tutto bene. Questo ci ammazza a tutti. E due in atletica, per cortesia. No, io c'ho meno uno. Anzi, io sto continuando a tirare un vantaggio, non si capisce il quale motivo. Dunque sì, riuscite a calarlo e lo adagiate con la vostra grazia, ecco, a terra, al piano di sotto. Voi altri, nel frattempo, avete il tempo di uscire dalla villa e, per aspettare gli altri che un po', ecco, ci stanno mettendo del tempo. Mentre uscite, vedete il barone che vi accompagna all'uscita. Vi accompagna, ti porto lì all'uscita, Einar. All'uscita vi accompagna, vi saluta lì
E poi inizia a salire nuovamente le scale per salire su. Ok. Lo stai chiedendo? È ovvio. Ora che siamo in due, quello non aspettava altro. Questo mi fetish. Oh, no, salve. Poi il cuoco Salve. apre la porta. Questa volta sono due. Pensavo che avessi finito, in genere non ci mettono tanto. Io a bassa voce dico a Zemos, ma ti sembra il caso? Questo momento. Sì, favore. Oh sì, dicono tutti così. L'ultima volta era un pezzo di aglio nel naso, certamente. Però ora fuori che devo preparare il pranzo per i baroni. Ciao ciao. C'ho le gambette però. Voi vi trovate le porte, il portone chiuso. E comunque dal portone riuscite a vedere Einar e Carita. Oh, ma quanto ci avete messo? E richiudiamo soprattutto. Quando fai quella cucina vuol dire che è un casino. Cosa hai fatto? È con voi, con È con loro. noi. È qui, qui dietro a Forza, me. Zemos, andiamo a recuperare il nostro nuovo amico. Come recuperare? Tu vieni con noi. Ne Ehi. parliamo dopo. Ehi. Di cosa state parlando? Cosa è Vieni. successo? Perché c'è un salame lì? L'avete accoppato voi? State giù, vi fa Irina. Sto acquattato. Irina si appiccica alla finestra e vedete tutti quanti voi là alla finestra qui, che improvvisamente c'è una faccia di un uomo piuttosto magrolino, malconcio, vestito molto male, che guarda un po' annoiato fuori dalla finestra, prende dal qualcosa da sotto che si rivela essere una mela, la mangia con gusto, guarda ancora per un po' fuori dalla finestra e poi se ne torna indietro. Io fiducia in tutta questa scena, ho messo una mano alla bocca di Zemus a prescindere, fallo stare zitto. Ora ti tolgo la mano. Prima lo prendo, poi mi spiegate e poi ti ammazzo, andiamo. Ci sei andato pure a letto con qualcuno? Certamente, direttamente nelle vicinanze
della villa delle Barone c'è il retro di varie case, tutto qua dietro e anche qua. Poi c'è il muro di cinta ed è un'area abbastanza solitaria e nascosta. Vi spostate dietro nel retro di una delle casette nel posto più, immagino, sperduto che trovate. E il tizio sembra iniziare un po' a riprendere conoscenza. Voi chi siete? Quando prende coscienza lo faccio scendere, l'appoggio da qualche parte, a un tronco di albero se c'è qualcosa del genere. Cosa ci faccio qui fuori? Già, Zemus, cosa ci fa fuori? Qual è uomo? Oh, che gran mal di testa, no! No, è un tiranno. Mi ha sbattuto così in catene perché ho osato parlare male di lui, delle sue stupide feste. Oh, tanto, tanto hanno di strano. Ogni settimana c'è una festa diversa e non si può mai essere tristi in questa dannata città. Non si può mai parlare, non si può mai parlare contro il barone. Ah, santo cielo. Avevo iniziato a cercare di andare contro, di parlare contro quello che diceva lui. Mi sono fatto sentire. E poi è arrivato il suo ragazzo. Izek mi ha preso insieme a delle guardie e mi hanno sbattuto lì. No, è un ragazzo che vive con loro, il capo delle guardie. Si chiama Izek Strazni, stategli lontano, ha un braccio piuttosto strano. È malforme. Descrivi il braccio. Grande, rosso, senza la pelle. Come da un incubo è uscito, ha una forza di un bruto e non ha emozioni. È un animale. Lady Watchtower, anche lei, non mi fido, però almeno non ti sbatte in catene come il barone. Per favore, aiutatemi e fatemi raggiungere mia madre. Si chiama Wilhelmina. In genere è vicino alla parte, al cancello ovest, la nostra casa è tra le ultime. Sarà lì o spesso frequenta la chiesa. Devo andare a trovarla. Devo rimettermi in sesto, poi dovrò fuggire. Se il barone o Izak Strazni mi ritrova, sono spacciato questa volta. Circa le 10 di mattina avete passato buone 2 orette, diciamo, tra la locanda, l'accompagnamento di Coso, del figlio Nicolai, e poi un'oretta tutta alla casetta alla villa del barone. Oh, non molto.
Non molto, in realtà. È bella la chiesa. Demus, dobbiamo assolutamente trovare una scusa per evitare di inimicarci il barone. Quello che hai fatto è insensato e non lo approvo assolutamente. Che altro la Quindi, stavano già portando alla chiesa, Zenos. ci stiamo mettendo contro una delle persone, se non la persona più importante di questa città. Siamo stranieri, non abbiamo modo per tornare. No, assolutamente non sono d'accordo. Riportiamo in qualche modo quest'uomo dov'era e troviamo un altro momento, un altro modo per portarlo via. Ora, se sparisce ora, saremo i primi indiziati. E io non ne voglio far parte. E adesso come lo riportiamo a posto? In effetti, credo che sia più difficile riportarlo e spiegare piuttosto che lasciarlo andare. Siete stati bravi a andare via dalle attenzioni del barone. Trovate un modo per fare lo stesso. No, per favore, non riportatemi lì. Qualunque cosa, ma lì dentro, oddio. Se riusciamo a riportarti dentro, ti riportiamo anche fuori in un qualche modo. Ma ora rischierai tu e noi. Ammazzami. Ammazzami. Me non ci sono problemi, nel senso non ad ammazzarti, ma a lasciarti libero. Ma la colpa se la prenderanno loro, e indico loro due che l'hanno liberato. E guarda caso è uscito poco dopo che siamo andati via noi. Nessuno penserà sicuramente che siamo stati noi, vero? Un'idea. Ah, un po' strano. Non ci crederete di certo, ma ho sentito qualcosa venire in quella casa mentre ero lì. Forse non sospetteranno di me subito, o al meglio, forse sospetteranno di me e di voi, perché non potranno sospettare di altro. C'è qualcosa di sopra. Non so chi altri ci abita, a parte Isaac, o il figlio, però c'è qualcosa di strano che fa del rumore particolare la notte di sopra nel soffitto. Magari penseranno che viene da lì. E poi, vi prego, sentite questo. Mentre ero lì, ho sentito i servi parlare. Sono scomparse due persone. Non penseranno che sarò scomparso anche io. Cioè, penseranno che sarò scomparso nel nulla anche io. Scomparirò nel nulla, per favore. E vi guarda con uno sguardo supplichevole. È mezzo seduto, accasciato a terra. Non è in ginocchio. Non hai idea di dove ti stai, in che problema ci stiamo cacciando, vero? Benissimo, allora vai fuori a farti cacciare da Strad. Ti ricordo che questa città, al momento, è il posto più sicuro per Irina. Se dovessimo creare problemi in questa città, non avremmo problemi solo noi, ma anche lei. Abbiamo la chiesa e il parroco sono sicuri, ce l'hanno garantito.
Forse non hai capito il discorso. Qui non è un discorso di pericolosità o cose strane. Qui è un discorso politico. Tu stai facendo un torto a una persona importante politicamente in questa città. Una che probabilmente ha anche il potere di far cacciare dalla chiesa Irina. Non sono d'accordo. Troviamo un modo almeno per fare un diversivo, qualcosa che faccia in modo di allarmare le persone solo dopo che saremo andati via da molto. Cioè, io seguito una tua idea. Io non volevo neanche portarlo via. Irina si mette, si fa letteralmente il facepalm. Odierò questo giorno. Io appoggio Zemus, non potevamo lasciarlo lì. Ho visto fin troppe ingiustizie fatte dai nobili, non ha ragione. Mentre vedo quella faccia faccio... smettila. Avete tutti quanti le vostre ragioni, chi più di meno. In parte tutti i vostri discorsi sono giusti, ma voi siete stranieri in questa landa e le cose qui sono diverse. Parla. Qui non c'è... Sta parlando, scusami. Irina, scusami. Immaginavo, ma... Parla Irina. Qualcuna che c'ha un po' di testa. Le cose sono molto diverse. Se questo uomo è stato... giudicato in questo modo, forse non è neanche stato giudicato, beh, ecco, era in catene, non possiamo farci molto, però ormai che l'avete liberato altrettanto, non possiamo fare molto. Ma voi siete stranieri qua e siete stati con me, vi siete fatti mostrati insieme a me, se sospetteranno di voi sicuramente il barone Non vi sbatterà immediatamente nelle catene, anzi sospetterà e basta. Almeno io credo questo. Io non voglio neanche il sospetto su di me. Appunto, proprio per questo. Ascoltami. Non funziona così. Te lo ripeto per l'ultima volta, siamo stranieri e senza una via di uscita. Se vuoi continuare a fare azioni insensate, falle da solo. E io ti dico, ma allora non hai capito? Ma che ne facciamo di... come si chiama il tizio? Si chiama... si presenta come Udo Lukovic. Nella parte dell'estremo ovest di Vallachi. Esatto. È tutto programmato, non è un caso.
Due corvi con uno Zemus. Scusa, ripeti un attimo, era un attimo. E si trova dove abita in questa la madre, cioè insieme a lui, nell'estremo ovest, in questa parte qui di Vallachi. Mentre voi siete attualmente qui. Cassa. La vuoi barare proprio. Fammi un tiro in percezione. Ascoltatemi, avete delle sostanze per creare del fumo o qualcosa del genere? Pietre focaie, ma insomma, accendo il fuoco e basta. Allora, l'idea potrebbe essere se qualcuno di noi, in particolare Tarivergi, riesce a tornare qui tra un po', stando nascosto e lanciando qualcosa. C'era una finestra, no? Giusto. Sì. Vabbè, io non lo so. Non lo so dove l'hanno preso. Allora, vi faccio. C'era una finestra dove stava questa persona. Lanciare qualcosa. Cioè, spiego meglio l'idea. Creare un evento strano, però sperando che non lo scoprano prima, abbastanza tardi da quando siamo andati via noi. In modo che sì, è vero che questa persona sarà sparita dopo che siamo stati noi, quindi saremo comunque indiziati, ma se come dice lui è successo qualcosa di strano, sono sparite altre persone in modo strano, magari siamo del tutto colpevoli. Sì, in genere l'erba quando gli dai fuoco dà fa fumo. O altre capacità, se avete. Ancora. Rivolgo all'uomo. Quando sono sparite le altre persone, si sa? Intendo Qualche tempo fa. dire Ah. giorno, notte. No, no. Credo che. No, no, entrambe di notte. Entrambe di notte. Ogni quanto spesso venivano da te nella tua stanza. Una volta al giorno. All'inizio Izak è stato parecchio con me. Oh, cavolo. Sempre lo stesso momento del giorno? Sì. Quando era? La mattina mi davano qualcosa per farmi Questo è già sopravvivere. passato questo momento del giorno oggi? Sì. Siamo venuti oggi? Sì. Allora abbiamo tutta la giornata, forse. Sì, c'è qualche cassa e qualche cassa vuota anche. Fare metal Gear Solid? Sì. Non mi voglio neanche porre domande. Scusa, ripeti, stavo leggendo quanto tempo fa è successo, sono scomparse le persone. Sì. Sì, no, ma mi interessava al momento del giorno. Ok. Le persone sono scomparse di notte, lui invece gli davano da mangiare la mattina presto. E dopo non vedeva più nessuno. Esatto. Vale comunque il discorso, mi rivolgo agli altri. Allora, questo sicuramente ci dà una buona copertura. Vale il discorso che dobbiamo fare qualcosa per allontanare i sospetti su di noi, perché in ogni caso, se domani mattina questo qui non lo trovano, e siamo stati le ultime persone che sono
venute lì e questo sparisce in modo, tra virgolette, normale, siamo i primi indiziati. Se invece, penso, riusciamo a far credere che sparisca in modo non normale, forse... Ma scusate, mandiamo le guardie. Fare? A fare? A trovare il barone. Così sono le ultime persone ad aver trovato il barone. Saranno loro. Non mi sembra proprio giusto incolpare loro di un'azione avventata fatta da qualcun altro. Guardo malissimo Zemus. E? No. E il fatto che le guardie siano state viste arrivare con noi chiaramente non le fa diventare complici quanto noi. No. Sì. Sì, però il fatto che siano arrivati in città insieme a noi e lo abbiano visto tutti in locanda, ecco, non farà pensare agli altri che siamo un gruppo solo, no? Ah, certo, i vestiti, chiaro, le casacche. Dicono che in alcuni posti c'è anche usano una palla di stracci, due casacche diverse e poi giocano. Sì, e questo è il primo. Va bene. A meno che non hai messo qualcuno in allerta per far andare a vedere se è tutto a posto fino a domani mattina. Ok, andiamo. Allora, andiamocene via innanzitutto da questo posto il prima possibile, cercando di non farci vedere con quest'uomo. Ora almeno abbiamo una mezza idea per come non finire colpevoli al 100% in totale. 100% mi sembra poco GDR. Lui acconsente, tace, acconsente. Quindi lo ficcate nella cassa, tu Carita lo prendi la cassa con lui e vi dirigete ad ovest. Sì. Dunque, fate ciò, seguite la via principale oppure state dietro le case? Penso che abbia più senso dietro. Ok. Dietro le case trovate una singola guardia che segue il perimetro all'incirca a questa altezza qui, vicino a una di queste torri di guardia. Non vi considera, vi guarda, ma non vi considera. E poi potete proseguire, vi conduce a una di queste case qua, più precisamente questa piccina qui, che è molto umile, un po' trasandata, non abbastanza trasandata quanto quella dei Watcher, però è abbastanza polverosa, piccola, qualche legno marcio, via dicendo. Lì lui si sente molto più al sicuro, e tranquillamente nel retro potete entrare, e se desiderate entrate e vi permette di riposarvi un attimo. Non trovate tuttavia lì la madre, ed egli sospetta che la madre può essere o nel centro città a fare qualche compera, a barattare qualcosa, oppure può essere alla chiesa.
Grazie mille a tutti quanti voi per quello che avete fatto. Sparirò il prima possibile se questo vi tranquillizza. Se li prendono, non dire che siamo stati noi. No, no, non lo farò. Non l'ho fatto neanche con gli altri dissidenti. Piuttosto morirò. Uscite lasciando lì il nuovo Udo libero e dove vi dirigete? No, io no, io lavoro sempre. Ok, fermiamo qui. Fermiamo qui che uscite da questa casa. Sì, se non sì, vi direi scoccia, direi sì. Sì. Se non vi scoccia, sì. Io potrei domani, però ho capito che il master non può. Né io e... Anche io, sì. No. No, no, parla. Ragazzi, Leone probabilmente ti avrebbe cacciato. Esatto. Dunque, mi è andata bene. Un po' strana la situazione. Vi sta piacendo? Sì, sì. È strana, però sì. Quello che è successo. No, sul prendere il tizio, io all'inizio, cioè quando tu mi hai detto portiamolo via, hai detto ma ero molto convinto, sinceramente. Mi sono fatto trascinare dal discorso. No, quello è giusto perché non avevamo il tempo, ovviamente, mancavamo da troppo tempo e non si poteva fare. Però legarlo, portarlo via, insomma... Mi sono fatto trascinare un po'. No, l'idea era ottima, è il momento sbagliato. Esatto, semplicemente quello. Perché... sì. Cioè, voglio dire... Vabbè, ci stava, dai. Cioè, tu giustamente non eri d'accordo. Giustamente, hai anche insistito nel non essere d'accordo. Cioè, in gioco è giusto che sia così. No, io penso semplicemente alle conseguenze. Sedere. Esatto. Però anche è vero che cioè, sono due personaggi completamente diversi, no? Cioè, sì. Tu sei un personaggio sicuramente molto più riflessivo, essendo comunque... No, che c'entra, posso anche avere a cuore il tizio, però il discorso è devi anche vedere in che situazione sei. Cioè, il discorso è che anche se lo vuoi salvare, lo puoi salvare in un altro momento. Non no, adesso. Ma è giusto. È su questo altro... su cui ho voluto far riflettere, non perché non fossi d'accordo. Perché altro il problema è stato che l'hai liberato a fiducia, perché ok che il motivo è stato stupido, perché semplicemente che era tipo un killer, uno stupratore seriale. Sì, anche questo è vero. Sì. Comunque non so voi, ma non so se avete presente Monkey Island. A me il barone Pavlakovic mi sembrava Stan, quello che vende le casse. Non lo so perché, ma mi ha dato troppo questa impressione. Ah no, tranquillo, anzi... Ma non hai fatto perdere tempo, cioè... Sì.
Anzi, in realtà mi sto pentendo di aver fatto un pensiero simile, perché pure io vorrei fare queste cose. Mentre le fai, mi mordo le mani, cioè, non ha senso che salgo e comincio. Però con carità non ha molto senso. Sì. No, a me fa morire che racconti cazzate, cioè, guarda, non so. Cioè, ognuno di voi dice una cosa diversa. Il problema è che alla fine Se si... fa il cazzaro mi fa morire. Poi io so pescare, ci pensa la Rita, cioè, fantastico. Meraviglioso, meraviglioso. Il problema è che ne sparano così tante che alla fine ti rimane quello che dice lui, non ti ricordi più cosa è accaduto realmente. Si vede. Bellissimo, fantastico. Tanto ora qualcuno ci verrà a prendere. Il fatto è che probabilmente non è l'avventura giusta per fare queste cose, perché cioè, comunque ci sono tanti, tanti limiti, tante costrizioni che hanno i personaggi e secondo me uno se lo deve ricordare. Nel senso che appunto noi, come ti dicevo in gioco, siamo degli stranieri in una terra cupa, maledetta e quant'altro, senza via d'uscita. Sì, tu fai bene che il tuo personaggio sia spensierato e così. Diciamo che dal mio punto di vista è più difficile fare questo personaggio in un'ambientazione così. Perché beh, sarebbe pazzo. Più che altro il fatto è che lo potete fare, Le però bisogna conseguenze. considerare, esatto, le conseguenze. Il fatto che comunque cioè, siete bloccati là, quindi prima o poi, a un certo punto, la realtà vi arriverà in faccia. E quindi, cioè, che poi ci stanno questi momenti più di gioia, più leggeri. Fa parte anche dell'horror, del resto dell'avventura, il fatto che vedete la luce prima dell'oblio. No, no, ma nel senso quello che intendo dire è più difficile un personaggio così in un'ambientazione avventura così, ecco, perché in qualsiasi altra ambientazione alla fine lo giochi con molta più tranquillità. Watchtower.
Invece da Carita penso che sicuramente di andare alla chiesa, però già con la testa di spostarla a Santa Marcolia perché non si sta fidando molto di questo posto perché stanno istigando troppo strade. Sì, mi passate questa domanda, perché andiamo al lago e ci uccidono tutti quanti, compresa Irina, poi che succede? Abbiamo finito tutta l'avventura perché abbiamo perso malamente. Chi lo sa? Abbiamo il lunedì sera libero. Esatto. No, Non sì, sono sì. particolarmente d'accordo. Cioè, ok, ci sta il momento che con i Rom, però secondo me questa l'ambientazione rende come dovrebbe essere, insomma, come in parte è stata. Sì. Sì, ma l'incoscienza ci vuole, ci mancherebbe, però. No, ma non è un problema. Cioè, io non ti sto dicendo che sia un errore, ti sto dicendo è un modo più difficile rispetto a questa ambientazione. Perché alla fine, ecco, non sei libero, così libero, non sei, cioè, alla fine noi siamo praticamente impotenti. Sì, Tu intendi il beh. vampiro? Il vampiro di Barovia? Guarda, io vi ficco nella mappa adesso e vi faccio vedere dove siete. Aspetta, ho chiuso, un attimo solo. Ah, no, tranquillo. È solo la mappa. Voi siete qui. Un attimo. Voi avete visitato questo borgo che era messo abbastanza male. Avete visto Barovia. comunque. Sì, esatto. Il campo dei Vistani. Avete evitato qualunque cosa esisteva nel passaggio fino a Vallachi. Quindi a parte questo e questo, non conoscete il resto. Significa che magari tipo adesso siete tutti belli, felici e contenti, poi quando arrivate alla vera ciccia siete come la rana di Pepe, quello che si caga sotto, il memino. C'era un promontorio, il castello. C'era soltanto nella strada per andare in là, c'era una forca in cui qualcuno ha visto il proprio cadavere. Tranquillissima come cosa. Esatto. E ancora il villaggio di Barovia, di cui avete visitato qualche cosina. O meglio, non c'è molto da visitare. Ma sì, figurati quando ti dirò il resto.
Sì, ma guarda, chierico vampiro può avere il suo senso, quindi vado lì, però prima faccio 5-6 livelli, giusto per non andare lì proprio da straccione, dico guarda, sono chierico decente, cambiamo dominio, non è un problema. Senti come dalla colfa agli altri. Vabbè. A me. Guarda come ti sta scaricando tu. Quello è normale. ma come sempre succede, il problema non è fare i peccati. Il problema è non farsi beccare. No! No! Fatto, nessuno. Vabbè, te rivergi, sappiamo chi cadrà per primo. Sì, è sicuro. Cioè. Abbiamo l'esatto opposto, il chierico umano, buono, razionale, e il bardo tiefling pazzo schizzato. Perfetto, va bene, finché va lui a morire per me ci sono problemi. Il problema è che mi mette voi nella merda. Eh? Il problema è che mi mette voi nella merda e non morite voi, morite a riverci. Io venuto perché, ok, va bene, siamo un gruppo, ma a un certo punto... Un gruppo per morire? No, grazie, voglio dire. No, vabbè. No, dai, avete il master buono. No, allora, come gioco ci sta, te l'ho detto. Però, chiaro, vanno subite le conseguenze. Visto la situazione in cui ci si trova, vanno un po'... Sì, è vero. Guarda che anche lì io sono stato zitto e fermo, però non mi è piaciuto assolutamente. Poi non so niente perché v'ho mandato a voi, quindi... Che guarda caso che carità da chi è stato mandato. No, mi ricordo, hai fatto carità, pensaci tu. Che poi ho fatto quello che ho fatto, ok, però... È partito sempre da te. Anche questo è bello. Che cos'è Bondage? Sa che devo cominciare a imparare sempre comando. Come incantesimo, mi sa che qui c'è bisogno. Vabbè, taumaturgia era utile, io speravo infatti che potessi proporre quello come diversivo, però non ti è venuto in mente. Che con taumaturgia fai qualcosa per fare un diversivo. Non so, un rumore. No, infatti dicevo per... Sì, qualcosa del genere. Vabbè, l'importante è che in gioco abbiamo trovato un modo per salvarci il sedere, insomma, dopo... Tanto già i ceffoni dovevano volare, no? Allora, io sono quello che ti sgrida. Lei è quella che ti mena, va bene? Quella che ti insegue col martello. Esatto. A cui tu dai sempre la colpa. Esatto. Certo. Esatto. Anche quando esatto. Non ce l'hai. Esatto. Perfetto. Esatto. Abbiamo fatto la tranquilla famigliola. A posto.
La tranquilla famigliola, questo sarà il nome del vostro gruppo. Esatto.